Le opportunità dell'open innovation, della collaborazione tra le start-up, le scale-up e le più grandi aziende sono enormi, perché le start-up spesso sforzano un contenuto specialistico, un know-how che le grandi aziende non hanno o non hanno ancora sviluppato. Però c'è bisogno di un investimento da entrambe le parti. Le grandi aziende spesso sono troppo lente, burocratizzate e rendono l'opportunità non di valore per la startup, che deve investire troppo e ha troppo poco ritorno in troppo tempo. Quindi c'è bisogno di rapidità. Le aziende grandi già lo sanno, in realtà si stanno impegnando sempre di più. Le startup devono essere dal lato loro pronte a cogliere le opportunità. Quando sono davvero meritevoli di attenzione, quando c'è bisogno di fare un investimento, bisogna essere flessibili, buttarsi a capofitto e seguire quell'opportunità che può diventare un driver di crescita importantissimo quando inizia con tutte le premesse giuste. Una cultura innovativa in azienda, secondo me, parte sempre dal prodotto, dalla cura che in una startup c'è quasi sempre e che bisogna mantenere sempre viva e focalizzarsi sul prodotto, ascoltare il mercato, cambiarlo, farlo evolvere il nostro prodotto ascoltando cosa ci vuole, cosa il cliente vuole. In Endotem lo facciamo anche lavorando con le università. Abbiamo un laboratorio di ricerca che è una fucina di nuove idee. Con il nostro Endotem Lab collaboriamo con 5 università e portiamo sempre nuove idee, e poi abbiamo uno spirito molto orizzontale di lavoro, collaborativo, che ci porta a contaminarci e inventare nuove cose ogni giorno. La crescita in questo periodo è stata buonissima, nel senso che siamo in un settore deep tech, un settore in cui la consapevolezza di volere, di desiderare un supporto di intelligenza artificiale, un supporto tecnologico per gestire gli investimenti sta maturando moltissimo. È un fenomeno culturale, quindi questo ci sta facendo crescere. Siamo ormai in Inghilterra, dove siamo nati, in Italia e nel resto d'Europa, negli Stati Uniti, e puntiamo ad aprire un ufficio a New York entro la fine dell'anno. Questo si accompagna a un raddoppio degli investimenti in ricerca e sviluppo che avverrà nel corso dei prossimi 12 mesi.